Ci lasciamo introdurre alla riflessione sull'esercizio buono e giusto del potere dalla parola del Signore. Ci ricordava ieri il Vangelo che abbiamo ascoltato che l'esercizio del potere è una questione delicata nella quale ci possiamo stare bene, possiamo esercitarla veramente a servizio del regno di Dio, lasciandoci illuminare prima di tutto dalla parola di Dio. Per questo ci mettiamo in ascolto della parola che oggi ci offre la liturgia nella preghiera dell'ora media nona, quella che appunto viviamo. Dal libro del profeta Isaia. Dividi il pane con l'affamato. Introduci in casa i miseri senza tetto, vesti chi è nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua gente. Preghiamo. Convertici a te, o Dio, nostra salvezza, e formaci alla scuola della tua sapienza, perché l'impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Appunto, è un po' in questi termini che vorremmo vivere questo originale webinar. Appunto, come ci è stato detto prima, è la prima volta che viviamo uno webinar. E in che termini vorremmo viverlo? Come ci suggeriva l'orazione di questa ora media, vorremmo viverlo come una occasione per poter conoscere sempre più la sapienza di Dio e per potergli fare sempre più spazio nella nostra vita. È in questi termini che svolgiamo questo incontro, che partecipiamo a questo incontro. Sì, è vero che questi incontri hanno anche la finalità di aiutarci a migliorare le nostre strategie di esercizio di autorità. È vero che ci dovrebbero aiutare a comprendere meglio il significato del governo, dell'esercizio di un governo. Ma prima di tutto, per noi, essendo prima di tutto dei cristiani e poi dei cristiani che vogliono vivere una particolare forma di vita, la vita consacrata nella forma della vita religiosa, anche l'esercizio del potere è una testimonianza della nostra vocazione. Voi sapete bene che siamo canoniste, quindi ci riferiamo sempre allo strumento che più conosciamo, e è il codice di diritto canonico. E quando il codice di diritto canonico definisce la figura dell'autorità, prima di tutto la definisce come un servizio da parte di coloro che hanno ricevuto questo compito come partecipazione all'autorità di Dio. Svolgere il servizio di autorità in un istituto di vita consacrata, in un istituto religioso, è prima di tutto permettere, promuovere l'avanzare del regno di Dio nelle strategie concrete e ordinarie della nostra vita. È in questi termini che ha senso questo webinar, quello che proponiamo. All'interno di questo generale significato, io ho pensato di proporre, di fare dei suggerimenti su alcuni strumenti di aiuto. Svolgere il servizio di autorità è un compito, un ministero importante, rispetto al quale abbiamo bisogno di trovare degli strumenti di aiuto. Ed è in questi termini che io proporrò la mia breve relazione, quello di suggerire alcuni strumenti di aiuto al fine di vivere un esercizio buono e giusto del potere. E questo è ciò che ci chiede il Santo Padre Francesco oggi, pensando alla vita consacrata. Chiede una vita consacrata che sempre più sappia gestire le proprie strutture in una maniera,
la parola che preferisce utilizzare il Santo Padre, in una maniera profetica. Quindi anche stavolta siamo chiamati a pensare l'esercizio dell'autorità in una maniera profetica. Allora vediamo come potremmo fare. Suggerisco alcuni passi e li vorrei suggerire, pensando a questo incontro, mi è venuta un po' questa espressione che vorrei utilizzare. Io vorrei proporre una apologia del limite. Lo chiamerei così, sceglierei questo come sottotitolo al mio intervento. Apologia del limite. Cioè, guardare a come il limite sia di fatto capace di suggerirci delle modalità, degli strumenti per vivere bene il nostro servizio di autorità. Quindi io vorrei parlare di limiti. Vorrei parlare di come alcuni limiti, alcune indicazioni sulla modalità di esercitare il potere divengano in realtà gli strumenti migliori per esercitare questo potere. Credo che il limite possa essere inteso realmente come un concreto strumento di aiuto. Potremmo parlare di tantissimi limiti rispetto all'esercizio dell'autorità, ma io, perché anch'io ho un limite, il limite del tempo, devo parlare per un tempo molto ristretto, uno short time nel quale parlare, proprio per questo ho scelto di riferirmi a tre limiti fondamentali che riguardano la natura, la modalità e la finalità. Prima di tutto, il limite della natura dell'autorità esercitata in un istituto religioso è il limite della sua ecclesialità. Non stiamo parlando a dei manager, non stiamo parlando a una qualunque forma di leadership. Stiamo parlando piuttosto di un esercizio buono e giusto del potere, dell'esercizio di un ministero a servizio della promozione della fedeltà della propria vocazione in un istituto religioso. E quindi il limite della natura ci dice prima di limite della natura che è l'ecclesialità, ci dice prima di tutto che possiamo esercitare un potere buono e giusto se lo esercitiamo secondo quello che viene chiamato tecnicamente il sensus ecclesiae, il sentire della Chiesa, il cammino della Chiesa, i passi della Chiesa, che prima di tutto a noi vengono espressi nel diritto della Chiesa. Per questo è così importante fare una riflessione sull'autorità a partire dal diritto della Chiesa, ma non soltanto nel diritto. Penso per esempio a tutti i passi che ci vengono suggeriti nell'esercizio del potere dal Magistero della Chiesa, appunto secondo la propria ecclesialità. Primo. Secondo, il limite della modalità dell'autorità nella Chiesa, che viene espresso con forza, con evidenza, nel limite della collegialità. Nella Chiesa l'autorità si gestisce collegialmente, mai individualmente, mai in una sorta di monarchia assoluta, ma piuttosto in una realtà collegiale. Terzo limite, il limite che viene stabilito dalla finalità, ci dice che l'autorità nella Chiesa è orientata ad un fine preciso, l'utilitas, ovvero l'essere orientata a far crescere la fedeltà alla propria vocazione, alla propria forma di vita. Ecco, questi sono i tre limiti che possono diventare però tre strumenti,
uno che riguarda la natura ecclesiale, l'altro la modalità collegiale, il terzo la finalità orientata alla fedeltà, del quale, rispetto ai quali io ora vorrei soffermarmi per dire una ulteriore parola. Prima di tutto la dimensione ecclesiale, la natura ecclesiale dell'esercizio dell'autorità. L'autorità in un istituto religioso è ecclesiale e per questo deve essere esercitata secondo la comprensione che la Chiesa ha di questa autorità. Per fare questo mi avvalgo di due canoni che mi sembra che spieghino in una maniera perfetta quello che è la mia intenzione. Sono i canoni 617 e 622. Statuisce il canone 617. I superiori adempiano il proprio incarico ed esercitino la propria potestà a norma del diritto universale e di quello proprio. Ecco un limite, ma ecco uno strumento. Ecco il limite perché appunto l'autorità nella Chiesa non può essere gestita arbitrariamente, non può essere gestita secondo il proprio punto di vista o la propria sensibilità, ma deve essere gestita ed esercitata nel cammino della Chiesa. Eppure questo limite diventa anche uno strumento. Il più grande strumento che può essere affidato a colui che è chiamato per un tempo a esercitare il servizio di autorità, il diritto. Il superiore che è investito di questa autorità è chiamato prima di tutto ad esercitare la sua funzione secondo il diritto. Tra l'altro mi sembra estremamente interessante che il canone faccia riferimento a due fonti differenti di diritto, in quanto parli al tempo stesso e del diritto universale, quindi di quel diritto stabilito generalmente per ogni istituto di vita consacrata, ma faccia riferimento anche al diritto proprio, ovvero a quel peculiare diritto, a quella peculiare forma normativa che ogni istituto ha al fine di custodire il proprio patrimonio, quello che noi chiamiamo normalmente il nostro carisma. Il diritto proprio esiste in un istituto di vita consacrata al fine di gestire, al fine di tutelare e di custodire il nostro carisma. Allora, il fatto che il canone 617 faccia riferimento al diritto proprio vuol dire chiaramente che il nostro modo di esercitare l'autorità deve avere chiaramente una forte impronta carismatica. Ecco un limite. Non siamo dei qualunque manager, non siamo dei qualunque amministratori di una impresa o di una società, ma siamo coloro che anche nel servizio dell'autorità sono chiamati a custodire il proprio carisma. Questo che già è espresso molto bene al canone 617 ci viene ulteriormente espresso al canone 622, nel quale appunto ancora una volta si spiega che il moderatore supremo, per capirsi nel nostro linguaggio, la madre generale, il superiore maggiore, colui che ha un'autorità suprema, ha una potestà, dice il testo, che esercita su tutte le province dell'istituto, su tutte le case, su tutti i membri.
Eppure, il canone ci tiene a sottolineare che ha una potestà che esercita ancora una volta secondo il diritto proprio. Ovvero il testo ci tiene a sottolineare la sua straordinaria autorità su tutte le province, su tutte le case, su tutti i membri. Quindi potrebbe quasi sembrare una strapotenza, una autorità generalizzata. Eppure pone un limite fondamentale da esercitarsi secondo il diritto proprio. Questo è il primo limite che riceviamo dalla natura stessa dell'autorità. Quindi il limite dell'ecclesialità in realtà offre lo strumento del custodire il proprio patrimonio. Allora, nell'esercizio dell'autorità, un superiore dovrebbe porsi questa tacita domanda. Ma questo gesto, questa scelta, questa azione, questa strategia, questo progetto sta custodendo il carisma? Perché questa è la big question, questa è la domanda fondamentale da porsi. L'altro limite è dato dalla modalità. Chi mi ha già sentito altre volte parlare sa che questo è un mio punto forza, ma lo credo profondamente. Si rimane sempre profondamente colpiti dal fatto che il codice del 1983, cioè il testo vigente, la legge che oggi è attuale, introduce questa sostanziale novità rispetto al codice del 17. L'autorità per il codice dell'83 è gestita da due soggetti differenti, che sono i superiori e consigli e i capitoli generali, ovvero due soggetti collegiali. Il codice del 1917 parlava generalmente e anche, potremmo dire, in maniera anonima dei superiori. Il codice del 1983, il nostro testo vigente, appunto, parla di una dualità di soggetti e di una collegialità di soggetti. Non c'è il superiore da solo, c'è il superiore con il consiglio e c'è il capitolo generale, ugualmente due soggetti collegiali. La bella etimologia della collegialità cum legere, ovvero scegliere insieme, comprendere insieme, ci fa capire che l'autorità deve essere gestita in una maniera tale che si sceglie, si decide, si raccoglie, si fa discernimento e poi alla fine appunto si sceglie insieme, insieme. Da cui la scelta presuppone un concordare, un porsi in ascolto dell'altro. Qui rimando, ma per questioni di tempo chiaramente non lo posso presentare, rimando a tutta la questione del discernimento da fare insieme, dell'elaborazione di un consenso da fare insieme, proprio per arrivare ad una scelta che sia una scelta consensuale, concordata, perché i cuori, i sentire si sono avvicinati. Ancora una volta mi riferisco al codice quando al canone 627 dice i superiori abbiano il proprio consiglio a norma delle costituzioni e nell'esercizio del proprio ufficio siano tenuti a valersi della sua opera. È interessantissimo vedere come nel codice non c'è un solo caso nel quale il superiore prende una scelta da solo. Poi l'intervento del consiglio è vero, viene modulato in maniera differente, viene modulato con un parere, viene modulato con un consenso, viene modulato collegialmente,
viene modulato come un consenso, ma poi l'atto rimane del superiore. È vero, le modalità sono molto diverse, eppure univoca, indiscussa, comunque presente è appunto l'avvalersi dell'opera del proprio consiglio. Ugualmente il canone 631, che parla della figura del capitolo generale, ha premura di dare due indicazioni fondamentali. La prima è che il capitolo generale è una suprema autorità, primo. Secondo, la sua composizione, ovvero è composto in maniera tale da rappresentare l'intero istituto, tale da essere, dice il testo, segno di unità nella carità. Quindi anche la modalità diventa un limite. Il superiore che pensa di poter gestire l'autorità individualmente è fuori dalla comprensione che la Chiesa ha dell'autorità, perché la Chiesa è intesa invece, la Chiesa intende invece l'autorità come un soggetto collegiale. Ecco un altro limite che diventa però un ottimo strumento per un esercizio buono e giusto del potere. Ok. Vado verso la parte conclusiva perché mi sono dilungata, però era importante dire questi limiti. Concludo con il terzo limite, che è il limite della finalità. L'esercizio dell'autorità nella Chiesa non è appunto un semplice problema di organizzazione, è un problema invece di utilitas. Da sempre nella Chiesa l'autorità è stata pensata al fine di una utilità, potremmo dire meglio, al fine di un prosum, cioè di un bene, del generare un bene, un profit nella sua accezione migliore. Un profit che è il bene della persona, il bene dell'istituto, il bene della Chiesa. L'autorità nella Chiesa è pensata per un bene. Bene. Lo dice bene questa finalità esplicita il canone 619, quando appunto, parlando dei superiori, dice, tante indicazioni, vado alla parte centrale, dice: si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna nella quale si cerchi Dio e si ami Dio. Cercare Dio e amare Dio per la vita consacrata è il senso della vita consacrata. La vita consacrata c'è nella Chiesa, la vita religiosa c'è nella Chiesa per questo, per vivere la sequela di Gesù Cristo, per amare Dio sopra ogni cosa, per servire la Chiesa. I superiori ci sono nella misura in cui aiutano i religiosi a vivere la propria vocazione. C'è un altro canone che è molto interessante, è il canone 670. È un canone molto interessante, è posto nel capitolo intitolato Obblighi e diritti dei religiosi. Fa un po' sorridere la composizione di questo capitolo, perché i religiosi hanno tutti obblighi. Hanno tutti obblighi. L'obbligo di vivere in una casa religiosa, l'obbligo di vivere un certo modo la gestione dei beni, tutti obblighi, eppure hanno un solo diritto. Attenzione, è il canone 670 e dice così: l'istituto ha il dovere di procurare ai suoi membri quanto a norma delle costituzioni
è necessario per realizzare il fine della propria vocazione. Tutto. Tutto quello che è necessario. Tutto quello che serve per realizzare il fine della propria vocazione. E anche l'autorità ha questa finalità. C'è l'autorità nella vita religiosa, nella vita consacrata, con la finalità proprio di realizzare il fine della propria vocazione. Quindi concludo dicendo tre limiti, ma che divengano tre strumenti fondamentali. Il limite della ecclesialità ci dice che l'autorità nella vita religiosa deve avere chiaramente il forte sapore di una realtà ecclesiale, al cammino con i passi della Chiesa, in fedeltà al proprio carisma. La modalità collegiale ci dice, ci offre come strumento il decidere con il consenso, con il sentire insieme, decidere nella comunione dell'altro. Oggi si utilizzerebbe questa parola tanto bella, nella sinodalità, nel sinodos, nel fare passi insieme, nel camminare insieme. Ultimo limite, quello della finalità, che diventa un ottimo strumento. Come si esercita l'autorità? Si esercita in maniera tale da permettere, da realizzare il compimento della vocazione dell'altro. È vero che la nostra vocazione avviene, si compie con lo stare sotto la grazia di Dio, quindi non avviene tanto per una nostra, per lo sforzo dei nostri superiori, non possiamo imputare ai nostri superiori tutta questa responsabilità, ma è vero che i nostri superiori possano profondamente collaborare con la grazia di Dio. Vorrei concludere veramente con un passaggio molto bello di una parola che il Papa Francesco ha rivolto appunto ai religiosi nella sua ultima giornata mondiale della gioventù a Panama. Era il 26 gennaio, quindi qualche mese fa. E dice così, rivolto a questa assemblea di consacrati, religiosi, dice questa parola molto bella. E ci lasciamo anche con questo augurio molto bello, che l'autorità nostra possa essere vissuta in questi modi. Dice così il Santo Padre. Niente stanchezza della speranza. Sì alla peculiare fatica del cuore, di chi porta avanti ogni giorno ciò che gli è stato affidato. Nello sguardo del primo amore. Non lasciamoci rubare la speranza che abbiamo ereditato, la bellezza che abbiamo ereditato. Essa sia la radice viva, la radice feconda, che ci aiuti a continuare a rendere bella e profetica la storia della salvezza. Buon servizio di autorità a tutte, a chi è in collegamento in particolare. Grazie, Suor Simona, grazie. E in attesa vogliamo mostrarvi in questo momento tutte le persone che ci stanno seguendo, sono più di 100 persone nelle quattro lingue. Wow! Grazie veramente, Suor Simona, perché hai rispettato i tempi e questo ci dà la possibilità dopo di poter rispondere alle domande delle nostre partecipanti. Voglio specificare che per fare le domande potete chiedere la parola, c'è un bottone con la manina che noi vi possiamo accendere il microfono e voi potete fare le domande come se foste qui fisicamente, oppure le potete scrivere nella vostra nella chat. O addirittura su WhatsApp, ma vi invitiamo ad intervenire direttamente. Lascio la parola a Suor Tiziana per la seconda relazione. Ecco, bentrovate a tutte anche da parte mia. E ringraziamo anche questi bellissimi mezzi che ci portano in quest'aula globale.
Ecco, allora il titolo del mio intervento è L'esercizio della potestà e le sue zone d'ombra. I recenti avvenimenti all'interno della nostra Chiesa, in particolare il summit che si è tenuto in Vaticano dal 21 al 24 febbraio, e sono sicura che tutte l'abbiamo seguito, dal tema La protezione dei minori nella Chiesa, hanno evidenziato alcune parole chiave nel modo di esercitare l'autorità. Grazie. Arriva anche un semplice PowerPoint. Di queste parole ne ho scelte tre: trasparenza, giusta azione, accountability. Papa Francesco, nella sua lettera del 20 agosto indirizzata al popolo di Dio, aveva concentrato la sua riflessione sulla piaga infetta nel corpo ecclesiale dagli abusi sessuali di potere e di coscienza perpetrati da chierici e persone consacrate ai danni di minori e adulti in situazioni di vulnerabilità. Obiettivo di questo contributo è appunto quello di esplorare come l'abuso di potere. Per quanto riguarda l'abuso sessuale, ci saranno altre occasioni. Oggi ci fermiamo proprio con l'abuso di potere, che riguarda anche la vita consacrata femminile. Ora, che questo un abuso sia causato da ignoranza, da superficialità, da ingenuità, dalla tentazione di immagine o da un concetto errato di esercizio di potere, poco importa. Questo è un nuovo tempo in cui comunque occorre aprire gli occhi, spogliarsi di vecchie false convinzioni e agire con maggiore senso di responsabilità verso quel Dio che ci affida il bene comune. Quindi non è tempo per scoraggiarsi, ma piuttosto per rimboccarsi le maniche. Cominciamo allora con il chiederci: cosa intendiamo per potere? Il potere è semplicemente la capacità di agire. Esercitare il potere è la possibilità di costruire con chi ci sta accanto un ideale buono, una visione che genera vita attraverso il capacitarsi e capacitare gli altri. Un concetto dunque estremamente positivo. In genere la parola potere spaventa un po', ma in realtà è un tesoro da trafficare bene in un tempo così liquido e incerto. Ma proprio perché l'esercizio del potere è quella luce che mette in evidenza i doni e l'abilità che abbiamo di incidere sulla realtà, esso allo stesso tempo attiva delle zone d'ombra. Parliamo di quel senso di malessere che si esprime in sentimenti di fallimento, di impotenza, di intrappolamento, di paura, di rigidità, che può avere origine da una dimensione sia psicologica che spirituale. Ma parliamo anche di meccanismi non sani, frutto di cattive interpretazioni culturali, di educazione familiare, di ignoranza, che fanno del potere un sinonimo di carriera, privilegi, posizione sociale. Potere e zone d'ombra sono due facce della stessa medaglia. Quando accettiamo un'elezione con l'aiuto della grazia di Dio, ci ritroviamo a dover gestire entrambe, potere e zone d'ombra di esso. L'esperienza ci insegna, magari alla fine del nostro mandato, che siamo chiamate a non temere il primo, a non temere il potere, e ad affrontare e trasformare in occasione di crescita le zone d'ombra. Infatti, solo l'ombra riconosciuta e accettata è positiva, stimolante, fonte di energia nuova, motore che attiva una leadership generativa, garanzia di un esercizio di governo legittimo versus
governo iniquo. Esaminiamo allora alcune situazioni che cadono sotto la responsabilità delle superiori religiose e che possono nascondere occasioni per cadere nella trappola dell'uso cattivo e ingiusto del potere, da cui appunto le zone d'ombra con cui confrontarsi. Allora, vediamo appunto alcuni abusi nell'esercizio del potere. E come ha già fatto Suor Simona, si parte sempre, no, dal canone 617, i superiori esercitino la loro potestà a norma del diritto universale e di quello proprio. E non mi fermo, passo invece al canone correlativo, il 1389, al paragrafo 1, che dice: chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio. Ecco qui appunto introdotto il concetto di abuso, che significa appunto agire fuori o contro l'ordine giuridico, per fini impropri o comunque contro il bene delle anime, che è quella utilitas di cui parlava già Suor Simona. Questo canone appunto parla di potestà ecclesiastica, che non ci riguarda perché è legata all'ordine, e potestà legata all'ufficio. Per ufficio si intende appunto qualsiasi incarico che sia costituito in forma stabile e oggettiva come carica ufficiale dell'organizzazione ecclesiastica, quindi parliamo dei livelli locali, intermedi e generali nel nostro mondo di vita religiosa, per istituzione, dice il canone, divino-ecclesiastica, quindi per quanto ci riguarda quella ecclesiastica, con un preciso fine spirituale, cioè un potere esercitato a nome della Chiesa e da esercitarsi, come sempre ci ricordava Suor Simona, alla luce dei doveri, obblighi, facoltà descritti nel diritto universale e nel diritto proprio. Ed è questa una disposizione appunto che intende proteggere l'ufficio da ogni forma di potenziale prevaricazione o di interpretazione arbitraria. Questo abuso può consistere in una violazione che viene dal dolo oppure dalla colpa. Il dolo consiste nella volontà cosciente di una persona di mettere in atto una condotta che rechi danno ad alcuno. E ci viene subito spontaneo dire: non è il nostro caso. E speriamo che sia così, siamo sicure. L'altra possibilità è appunto l'abuso che deriva dalla colpa. Dice sempre il canone 1389, il paragrafo 2, chi per negligenza colpevole pone o omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con giusta pena. Quindi qui si parla di negligenza, che intendiamo come omissione della debita diligenza, cioè in altre parole una mancanza di impegno, di attenzione, di interessamento nel compimento dei propri doveri. Occorre formarsi, occorre studiare quali sono i propri doveri. Parliamo appunto di una negligenza che è colpevole e quindi certamente non per caduta di sonno, insomma, ma quando siamo di fronte ad una imputabilità grave. Siamo di fronte ad azioni, ma anche omissioni illegittime, quindi perpetrate contro la legge, e siamo di fronte anche ad una ricaduta a danno dei membri, quindi il canone parla di conseguente danno altrui. Naturalmente qui parliamo proprio di situazioni
portate al limite, e il canone 1399 va a coprire anche tutte le eventuali altre situazioni di violazione esterne di una legge divina o canonica che sono proprio considerati delitti, quindi passibili di punizione, quando appunto ci sia una gravità oggettiva, quando ci sia appunto la necessità di prevenire o riparare lo scandalo. Attenzione, perché il concetto di scandalo è un concetto molto forte e discriminante nel diritto canonico, e quando appunto si rende necessaria proprio una punizione di fronte a questa violazione. Teniamo presente anche che di fronte a tutte queste situazioni che un membro potrebbe testimoniare, portare le prove, eccetera, siamo di fronte anche al diritto al risarcimento. Ecco, adesso quello che mi propongo è di presentarvi una lista di situazioni, di mansioni, di obblighi che le superiore, sia le superiore maggiori che anche non, sono tenute ad ottemperare secondo il dettato del codice. E vedrete che appunto sono situazioni che corrispondono più o meno al diritto dei membri ad un certo comportamento da parte delle superiore. Ecco, la speranza è questa, che la conoscenza di questi doveri possa consentire più facilmente di evitare appunto le omissioni, oppure le manipolazioni, anche se inconsce, o proprio violazioni che sono punibili nel momento in cui ci si trovasse di fronte a membri che dichiarano di aver subito dei danni, per cui reclamano i propri diritti. Naturalmente sarà proprio una carrellata veloce, perché non è questa la sede più giusta, insomma, per approfondire, però spero che possano servire per attirare la nostra attenzione. Allora abbiamo due canoni, il 609 e il 610, che parlano dell'erezione di una casa religiosa. Allora siamo tanto concentrate sul discernimento che deve fare la superiore alla maggiore, con il consiglio, eccetera, e ci sono dei casi che insomma comunque arrivano ai canonisti in cui per esempio si è omesso il consenso scritto del vescovo diocesano, oppure non è stata ben considerata l'utilità della chiesa e dell'istituto, oppure un altro, e questo è un diritto dei membri, la possibilità per i membri di condurre la propria vita religiosa in quella casa e di provvedere alle proprie necessità. Ecco, sentite, sono elementi che devono entrare in un discernimento, perché c'è anche il diritto da parte dei membri di non essere mandati allo sbaraglio. Poi c'è il canone 622, che ha già citato Sor Simona, quindi lo salto. C'è il canone 624, che parla delle superiore elette a tempo determinato, mentre nel passato appunto c'era più lo stile delle superiore a vita. Ora ci possono essere delle situazioni in cui si cerca magari di modificare il diritto proprio al punto tale che si arrivi davvero ad una ad un governo che si perpetua a vita. Ecco, questo non è consentito dal codice, è una violazione. E il canone parla anche eventualmente delle interruzioni negli uffici di governo. Poi abbiamo anche il canone 625, paragrafo 3, che parla dei modi per designare le superiore. Anche qui interessante, perché se c'è l'elezione è necessaria la conferma della superiora maggiore competente, e se c'è una nomina occorre un'opportuna consultazione. Sentite il diritto dei membri ad essere in qualche modo coinvolti nell'elezione, nel modo di designare le superiore.
Poi c'è un interessante canone, il 626, che parla degli abusi da evitare nel conferire uffici. Cosa dice il canone? Dice che le superiori, i superiori, si astengano da qualunque abuso o da preferenza di persone e null'altro avendo di mira che Dio e il bene dell'istituto, nominino le persone che nel Signore riconoscono veramente degne e adatte. Quindi nessuna preferenza di persone. E anche il canone prosegue con il caso delle elezioni, dicendo che i superiori devono rifuggire dal procurare in qualsiasi modo voti per sé o per altri, direttamente o indirettamente. È interessante che il codice prevede un caso di divieto, di lobbying. Poi abbiamo il 627, già ricordato, il 628 sulla visita canonica. E qui, appunto, le superiore devono essere designate dal diritto proprio per effettuare la visita canonica e anche con una frequenza stabilita, il che significa né di meno e nemmeno di più. Ecco. Attenendosi proprio alle norme. Il 629 parla dell'obbligo di residenza. Questo è un obbligo molto forte per il codice, tanto è vero che viene legato al 1396, che prevede addirittura la pena fino alla privazione dell'ufficio se non si ottempera a questo obbligo. Che non significa giustamente che la superiora non possa uscire di casa, ovviamente, ma deve avere appunto una residenza fissata. Il 630 parla della libertà di coscienza dei membri, e sappiamo che i membri hanno diritto di scegliere in libertà il confessore e la direzione di coscienza. E questo ci porta anche a un riferimento al canone 152, che segnala i casi di due o più uffici incompatibili, cioè che non possono essere espletati dalla stessa persona. Per cui bisogna fare un po' di attenzione nel caso in cui, per esempio, una superiora maggiore o delegata che sia responsabile della formazione. E quindi venga a conoscenza di materie, magari di foro interno, proprio nel seguire il percorso formativo, di cui poi però possa servirsi, bene o male, anche nel foro esterno. Ecco, qui bisogna stare molto attenti perché ci possono essere casi di abuso di potere. Oppure il canone 636 che vieta alla superiora maggiore di essere anche l'economa. Poi abbiamo il 639, il paragrafo 5, che invita le superiore ad astenersi, ad autorizzare, a contrarre debiti, a meno che questi non possano essere liquidati in breve tempo e senza portare danno al patrimonio dell'istituto. Poi ci sono alcuni canoni che riguardano il campo della formazione e quindi l'ammissione di candidate adeguate e qui teniamo presente sia la possibilità di far intervenire degli esperti, fatto però sempre salvo il diritto alla reputazione e alla privacy da parte dei membri, protetto dal canone 220. Poi ci sono questi canoni che parlano del termine del noviziato e anche della durata della professione temporanea. Ecco, anche questi sono campi molto delicati perché la novizia o la professa temporanea ha il diritto di conoscere, di sapere
se viene ammessa, non viene ammessa, mentre arrivano casi di procrastinazione che rasentano appunto situazioni di abuso. La formazione continua e quindi il diritto dei membri appunto a continuare la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica, e anche l'obbligo di sostegno dei membri, canone già ricordato. Poi abbiamo per l'apostolato il canone 671 che parla dell'obbligo della licenza da parte della superiora competente per assumere incarichi al di fuori dell'istituto. Ecco, quindi è ovvio che anche in questo è sia il dovere da parte del membro di non procedere per conto proprio, ma ecco, di essere in comunione con la superiora attraverso questa, lo strumento della licenza, ma anche il fatto che la superiora deve accertarsi anche che, in base al canone 670, questo incarico extra ufficio consenta alla persona di vivere il fine della propria vocazione. Poi abbiamo il canone 679, che appunto parla della possibilità da parte del vescovo di interdire una religiosa a permanere nella propria diocesi nel caso in cui una superiora maggiore che sia stata avvertita di una situazione grave e urgente trascuri di intervenire nei confronti, prendendo provvedimenti nei confronti della suora. Poi abbiamo il canone 683 al paragrafo 2. Anche qui il vescovo diocesano ha diritto di visitare le attività apostoliche svolte dalle religiose nella diocesi e nel caso in cui scoprisse abusi deve avvertire la superiora, quindi non agire direttamente, ma avvertire la superiora. E se questa non interviene, il vescovo può prendere provvedimenti di sua autorità. Ecco, abbiamo cercato di esplorare come la vita consacrata sia coinvolta in una tematica così attuale e scottante all'interno della Chiesa come della società civile, quale quella dell'esercizio del potere. Inutile negare che tanti sono gli aspetti che cadono sotto la responsabilità di membri eletti a posizioni di governo nei nostri istituti. E nessuno mette in dubbio la buona intenzione di accettare un incarico del genere solo per servire e portare avanti la storia luminosa dei nostri carismi. La sfida allora è quella di accogliere questi anni di servizio come un'opportunità di crescita nella consapevolezza personale, proprio dentro le luci e le ombre che si inseguono in questo ruolo, e anche come possibilità di mostrare al mondo uno stile di governo che sia sereno nella trasparenza, e quindi riprendo le tre parole iniziali, coraggioso nell'intraprendere giuste azioni e umile nell'accountability, cioè nel rendere conto del proprio operato. E quindi a tutte buon cammino e grazie dell'ascolto. Grazie Suor Tiziana per la chiarezza. Vi ringrazio perché credo che ci avete offerto un panorama, ma sono sicura che ci saranno tante domande. Io lascerei adesso un paio di minuti alle nostre partecipanti nelle quattro lingue per potersi organizzare e condividere. Avete un'opportunità importantissima di fare le vostre domande sia a Suor Simona che a Suor Tiziana, e vi ricordo che le potete fare alzando la vostra mano, chiedendo la parola in chat, e noi apriamo il vostro microfono, sia per chi parla inglese, francese, spagnolo e italiano.
altrimenti potete scrivere le vostre domande sulla chat e noi le leggiamo. Vi lasciamo un paio di minuti per riflettere. Suor Simona e Suor Tiziana, veramente ancora grazie. Ed è interessante che ci sono delle comunità intere che ci stanno seguendo. Non sono soltanto ingressi individuali, ma ci sono dei consigli interi e delle comunità che stanno seguendo. Bene, cominciamo a raccogliere qualche domanda. Chiedo alle due speakers di mettere le cuffie se hanno bisogno, in caso, della traduzione all'italiano. No, già sistemato. Cominciamo con le domande a nostra disposizione e poi continuiamo. Iniziamo con le domande in lingua inglese. Can you address more the role of councils? Can you speak of distinct roles of general, superior and provincials and the need for distinct levels of power? Se volete potete rispondere in attesa delle altre domande. Si sente? Ok, sì, ci sono. Benissimo. Allora, dovendo rispondere io, ecco, vorrei dire questo. Rispetto al consiglio, mi permetterei di dire che è proprio un modo nuovo, una comprensione nuova del soggetto di autorità. Allora, l'autorità chiaramente è l'autorità del superiore, maggiore, del superiore. Tuttavia questa autorità non può esercitarla al di là del consiglio. Quindi questo è molto interessante. Cioè la figura del consiglio diventa una figura, no, non una figura, scusate, diventa una modalità costitutiva dell'esercizio dell'autorità. Cioè non è possibile che ci sia un esercizio di autorità a prescindere da questa elaborazione del consenso che avvenga appunto in maniera differente. Poi io a me piace molto sempre giocare un po' con l'etimologia delle parole, no? Cioè questa collegialità, inteso proprio come
cun leggere, cioè raccogliere insieme, ascoltare insieme, comprendere insieme, da cui poi lo scegliere insieme, no? L'eligere, lo scegliere insieme. Cioè dice proprio questa intenzione da parte del legislatore attuale di non pensare più l'autorità nei termini individuali. Ora qui non c'è il tempo, ma credo che questo dipenda anche da un contesto storico molto diverso. Ora, appunto, lo dico brevemente perché in realtà è un trattato questo. Quando si studia un po' la storia della vita consacrata, i nostri istituti prevalentemente riconosciuti nel 1900 da Leone XIII con la Condite a Cristo, proprio per la loro struttura così innovativa, così differente dalle figure precedenti, furono tutelati mediante la figura della moderatrice suprema, che era appunto questa autorità massima, la massima autorità in un istituto, nel quale un po' veniva tutta l'autorità veniva a convergere, a concentrarsi su questo soggetto. Potremmo dire che questo modo di intendere l'autorità era una sorta di tutela rispetto a un esercizio di autorità nuovo, nel quale anche ad una donna, quindi che non avesse l'ordine, che fosse una donna, veniva affidata una reale autorità rispetto ai membri del proprio istituto. Questo è quello che fa il codice del 1917. È come se il codice del 1983 avesse compiuto uno step ulteriore, un passaggio ulteriore, no? E il passaggio ulteriore è quello di dire: benissimo questo soggetto di autorità fondamentale, autonomo. Tuttavia, questo soggetto di autorità oggi deve essere compreso in una forma di collegialità. Poi appunto, come ci ho tenuto a dire e lo ripeto ancora una volta, la collegialità viene modulata in una maniera differente. Sarà il diritto proprio che indicherà i casi in cui si richiede un consenso, quindi un'espressione di volontà vincolante, laddove invece si postula piuttosto un parere, ovvero una consultazione rispetto alla quale comunque poi il superiore è indipendente. Così come dicevo, è diverso le modalità nella quale il superiore giunge ad una decisione mediante il consenso e il parere, ma poi l'atto rimane un atto autonomo, laddove invece, penso per esempio il caso più grave, il caso della dimissione, è il caso in cui invece l'atto viene posto in essere collegialmente, quindi esprimendo il consenso da parte di tutti i membri. Poi questo rispetto al collegio, quindi cioè, sì, credo che sia corretta l'espressione di dire è un soggetto determinato poi dai superiori e dal collegio, ma è un unico soggetto. Non c'è un superiore da solo che poi, siccome non vuole essere sottoposto a, come dire, deliri di onnipotenza, allora viene attutita la sua autorità mediante questo soggetto collegiale. No, no, è proprio un soggetto che è inteso collegialmente, sebbene poi espresso con modalità differenti, come ho già detto prima. Quello che poi mi veniva chiesto rispetto alle figure differenti, questo è il principio della sussidiarietà, un principio fondamentale nella comprensione dell'autorità nella Chiesa in generale e nella vita consacrata. Il principio di sussidiarietà è quel principio secondo il quale ognuno deve esercitare il potere che gli spetta, che gli è proprio, dice il testo quando parla della sussidiarietà, il potere che gli è proprio, per cui ci sono alcuni ambiti che sono propri di un superiore locale che può adempiere pienamente un superiore locale. Non c'è bisogno di ricorrere ad un'autorità superiore che è per esempio quella di un'autorità provinciale o regionale, come voglia dirsi, o ancora di più ricorrere all'autorità di un superiore maggiore.
Il principio di sussidiarietà è il principio nel quale invece ciascuno è chiamato a rimanere fedeli ai propri ambiti di competenza. Quindi ci sono ambiti di competenza differenti. Questo è molto incoraggiante per noi che svolgiamo, per voi soprattutto che svolgete un servizio di autorità, è molto incoraggiante sapere questo, che la madre generale non deve intervenire su tutto. È vero che il canone che ho detto prima faceva riferimento ad una, il canone 622 diceva su tutte le province, su tutte le case, su tutti i membri. Questo è vero che ha un'autorità diretta su tutti, eppure non ha il dovere, l'impegno di intervenire su tutto, perché ci sono modalità di autorità differenti, livelli potremmo dire, competenze, ambiti di autorità differenti, e il principio di sussidiarietà chiede che ciascuno eserciti il suo ministero di autorità secondo la competenza che gli è propria. Non so se vuoi aggiungere altro. Aggiungo una parola sulla zona d'ombra, nel rapporto tra appunto il livello generale e quello intermedio. E la zona d'ombra è data dal fatto che quella stessa autonomia che il codice riconosce agli istituti è stata attivata anche all'interno degli istituti nel rapporto con le differenti circoscrizioni. Per cui si è verificato questo fenomeno, diciamo, anche a livello storico, e cioè che le province in un certo senso sono andate per la loro strada. E noi abbiamo davvero un problema, nel senso che a un certo punto il livello generale si è sentito esautorato di qualsiasi potere e possibilità di intervento. Anche la stessa incidenza di capitoli generali sulla vita delle province e delle circoscrizioni, ci sono situazioni in cui è pari quasi a zero. Ecco, per cui penso, insomma, che il richiamo di Papa Francesco alla sinodalità e quindi al modello del poliedro possa davvero aiutarci per uscire da questo impasse e ritrovare proprio il gusto di lavorare insieme. E quindi non è appunto autonomia di ciascuna provincia, è piuttosto, appunto, come diceva Suor Simona, l'esercizio della sussidiarietà. Ma qui bisogna davvero un po' lavorare. Proviamo a dare la parola in questo momento a Marielle per... adesso provo a... Aspetta Marielle. Dove faccio? Marielle? No. Non ti riusciamo a sentire. We can't hear you, I'm sorry. Yeah, perhaps you have some trouble with your computer. Okay. I will try to read your question, sorry. No, io l'ho tolto. Bene. Abbiamo provato, volevamo darti la parola, ma evidentemente qualcosa... No, non riusciamo a toglierti il... Ok. Ok. So, io vado a leggere le altre... Abbiamo due domande, una domanda e un commento sulla parte inglese. Ne raccogliamo altre e poi così vi lasciamo un altro spazio per rispondere. One important question to me is the wisdom of discerning in electing superiors. How can we avoid to get the wrong persons as one wrong superior abusing his,
her power can destroy a whole community. Marielle, do you want to add something? Now you have the floor. Yes. Can you hear me now? Yes. Oh, okay, yes, I'm back. My technical support is not running very well. So the question is more on a moral level. So the question is, how can we find the right persons, you know, in the right position? Because using power in the community can stimulate the life in the community or destroy it. And this is a serious question for me from the moral point of view. So how do we get this wisdom to elect the right persons? Thank you. Thank you very much. I have another question from the English room. One is actually is not a question, but it's just a comment. I also think it's good to emphasize the point of servanthood in addition to what Sister Simona presented. Based on Canon 618, which indicates the superior exercise of the power in the spirit of service, implied that in their service they act with attitude of imitating Christ. Christ-like attitude in order to arrive at the purpose, utilitas. Abbiamo una domanda anche dalla parte francese. J'ai compris qu'une supérieure majeure ne peut pas être responsable de la formation. Est-ce que le danger est le même si c'est une déléguée de la supérieure générale dans un pays qui est amené, pour raison de petit nombre de serfs, de prendre en charge la formation des novices? Abbiamo un'altra domanda in italiano. Vorrei chiedere cosa si intende quando si dice evitare gli abusi nel conferire uffici. Un'altra domanda dalla sala spagnola. Con relazione all'autorità, io credo che questa pregunta sia... Con relazione all'autorità, che dice el... Perdón. Non lo intendo. Hermana Silva, si quiere, puede escribir otra vez su pregunta porque no la entendemos. Si no, le podemos dar la palabra, si quiere. Hermana Silva. Sí, ma no parla. Hermana Silva, si quiere, puede hablar. Buenos días. ¿Me escucha? Sí. Pero soy Iris, no Silvia. Ay, perdón. Me gustaría saber, no sé si me puede, si está dentro de la temática, con relación a la autoridad, ¿qué dice el derecho canónico con relación a decisiones que puede tomar una economía provincial? ¿Qué tanto las decisiones pueden afectar la autonomía de la comunidad con relación a la parte económica? No sé si me puede decir algo con relación a los derechos canónicos. Muchas gracias. Vi lasciamo un tempo di risposta, sì? Sì, eccoci.
Allora, come individuare le persone giuste? Bella domanda. diciamo che probabilmente si può lavorare un po' a longe, con una preparazione, diciamo, da lontano. Cosa voglio dire? Che diventa sempre più urgente prevedere una formazione alla leadership, a livello proprio di base, ecco. Perché veramente è un servizio che comunque ci si ritrova a svolgere al di là del fatto di essere superiore elette. E perché proprio per questo desiderio di camminare insieme, di essere collegiali, di entrare nei discernimenti, abbiamo bisogno di essere preparate. Quindi occorre proprio una formazione, una preparazione che cominci già dalla prima formazione. Ecco. Dopo penso, almeno per la mia piccola esperienza, che bisogna un po' prepararsi anche ai capitoli generali, senza pensare di poter improvvisare le lezioni. Ecco, quindi qui c'è una grossa sfera di autonomia che gli istituti possono mettere in azione, e quindi secondo me la cosa importante è non pensare che siamo tutte buone suore e che necessariamente ci mettiamo insieme e quello che creiamo sarà opera dello Spirito Santo. Ecco, questo per fede lo crediamo, però dobbiamo fare anche la nostra parte. Quindi dei metodi di elezione che aiutino proprio nel discernimento. Ecco. E poi mi viene da dire anche un'altra cosa, appunto, che bisogna prevedere formazione ad hoc per i governi neoeletti, e su questo appunto mi sembra che la stessa UISG stia facendo un grosso lavoro. E per ultimo direi anche questo, cioè che mi pare che la suora metteva in evidenza il fatto che può succedere di trovare delle superiori che magari poi dopo si rivelano le persone sbagliate al posto sbagliato nel momento sbagliato. Può succedere, perché siamo anche esseri umani, e in questo senso però c'è anche una possibilità, appunto, di segnalare queste situazioni, a partire proprio dal consiglio, che in questo senso ha un ruolo molto forte, molto importante. Ecco. In altre parole, voglio dire, se dovesse succedere che la persona risultasse, tra virgolette, incapace di portare avanti questo ruolo, c'è la possibilità proprio di attivare dei processi, ecco, per come dire, accompagnarla anche a rassegnare le dimissioni, per esempio, se le situazioni dovessero essere particolarmente gravi. Ecco. Sì. Rispetto a questo dell'individuare la persona adatta, la persona opportuna, appunto, non ho dei grandi suggerimenti, perché è sicuramente anche un compito molto delicato. Tuttavia ci tengo a sottolineare come gli ultimi orientamenti per vino nuovo in otri nuovi in ambito di autorità abbiano esplicitamente posto accanto alla esperienza, che un po', diciamo, invece
il grande criterio adottato nei nostri istituti. Nei nostri istituti solitamente la madre generale era la vicaria generale o era la provinciale o era la consigliera generale. Noi abbiamo molto questo atteggiamento. Ecco, mi sembra giusto sottolineare come gli orientamenti per vino nuovo e nutri nuovi chiedano competenza, appunto quello che diceva ora Suor Tiziana, e su questo dobbiamo ringraziare anche Luigi per questi percorsi, cioè il fatto che per compiere alcuni servizi bisogna essere preparati. Mentre questo diciamo che lo abbiamo abbastanza assunto in ambito per esempio di formazione, alle formatrici vengono solitamente garantiti dei tempi di formazione, dei cammini preparatori, invece in ambito di autorità ci affidiamo tutti alla grazia di Stato, che è vero, che sicuramente c'è la grazia di Stato, però come ci insegna la cultura medievale e in particolare Sant'Agostino, la grazia presuppone la natura. Cioè, la grazia agisce, è reale, interviene, tuttavia presuppone una natura, e in questo caso la natura vuol dire persone competenti, persone preparate o comunque, anche se non competenti, persone disposte a prepararsi, persone disposte a darsi una formazione adatta. Io credo che questa sia una grande sfida che oggi ci lancia questo mondo di oggi e che noi però dobbiamo accogliere. E sicuramente, per esempio, questo webinar è in questi termini, è posto in questi termini, nei termini di aiutarvi ad una migliore formazione. Mi sembra che qualcuno abbia chiesto qualcosa sul 618, su questo servizio, no? Sul modo di intendere il servizio, avevo intuito un po' questo. Sì, è molto interessante, dopo aver stabilito che cosa è appunto un superiore, cioè colui che esercita l'autorità secondo il diritto universale, il diritto proprio, poi ci sono due canoni, il 618 e il 619, che dicono proprio la modalità in cui dovrebbe essere svolto questo servizio, appunto in spirito di servizio, mediante il Ministero della Chiesa, quindi... Io dico sempre, così scherzando, quando vado nei vari istituti, penso che la Madre Generale, quando dà il compito di nuove superiori, forse dovrebbe far leggere questi due canoni, il canone 618 e il canone 619. Perché noi pensiamo sempre che svolgere il servizio di autorità sia fare delle cose molto concrete, tipo, non so, dare le obbedienze, prendere le maggiori decisioni, stabilire i trasferimenti, che è anche vero. Tuttavia è vero solo nella misura in cui le persone vivono questa autorità appunto come un servizio ricevuto da Dio, come un ministero della Chiesa. Allora, dal momento stesso in cui vivono l'autorità in questi termini, allora possono compiere delle cose, altrimenti riducono appunto l'autorità ad una qualunque forma di potere, e invece la Chiesa così non chiede. Ecco, proviamo una... parola sulla domanda che riguarda la possibilità per una superiora delegata, appunto in una circoscrizione, insomma una delegazione, ecco, la possibilità per questa di occuparsi anche di formazione. Ora, la motivazione è sacrosanta, la conosciamo, avere personale formato e preparato in circoscrizioni, magari in paesi emergenti, è molto difficile. E qui naturalmente dipende anche dall'entità della delega che viene posta
a favore di questa persona che viene incaricata da una superiora maggiore. E, personalmente io sono molto dubbiosa, nel senso che ho toccato con mano appunto situazioni poco chiare e di difficoltà e quindi non c'è scritto ecco, da nessuna parte nel codice, diciamo, perché appunto per quanto riguarda la maestra di novizie direi che proprio sia da escludere, insomma, no? Ma per quanto riguarda lo juniorato è chiaro che sono situazioni un pochino diverse su cui non ci si pronuncia sulla persona incaricata della formazione, però è anche vero che ci sono determinate sfere, diciamo, in cui la superiora delegata molto probabilmente può intervenire e deve intervenire, insomma, anche sulla giovane professa. Non so se lei è stata delegata anche per cambi di comunità, discernimenti sugli studi, discernimenti anche appunto proprio per accompagnarla nella richiesta di rinnovo dei voti, e anche per l'apostolato, per i ministeri. Sono tutte sfere, diciamo, in cui potrebbe entrare in collisione il fatto che questa superiora delegata conosca qualcosa della sfera privata di questa donna, insomma, che rende poco chiaro il suo intervento. Ripeto, è una zona grigia che potrebbe facilmente portare, ecco, ad abusi di potere. Ecco, mi limito a questo, non so, Sor Simona. Sì, giustamente non c'è alcuna norma che stabilisca un divieto rispetto a questa possibilità. Tuttavia mi sembra molto interessante sottolineare come quando il canone 641 parla dell'ammissione al noviziato generalmente, dice proprio che questa spetta al superiore maggiore. Quindi far coincidere la figura del formatore con quella del superiore maggiore è appunto di sicuro un impoverimento nel discernimento, nel senso che questi due soggetti sono come due soggetti posti in alterità, uno accanto all'altro, per cui far identificare questi soggetti in un unico soggetto è come se rendesse più povero il processo di discernimento. Per cui non c'è un divieto esplicito da parte del diritto canonico, eppure c'è una ratio legis che chiaramente dice che non è bene fare questa cosa, perché questi due soggetti, il superiore e il responsabile della formazione, penso a tanti altri soggetti, vengono posti in alterità proprio per permettere un migliore discernimento. Invece farli coincidere sarebbe sicuramente un impoverimento. Quindi non è vietato, ma sicuramente non è la scelta migliore. Proprio come diceva Sor Tiziana, in casi limite, in situazioni, però appunto deve proprio essere un caso limite. Ecco, una parola anche sull'altra domanda: cosa si intende per abusi nel conferire uffici? Quindi siamo al canone 626. Allora, intanto ricordo, per ufficio si intende appunto un qualsiasi incarico costituito in forma stabile e oggettiva, presente appunto nell'organizzazione ecclesiastica. Quindi stiamo parlando, per esempio, non so, la nomina di superiore locali oppure di econome, ecco, insomma, figure, diciamo, persone nella formazione, figure istituzionali. Ecco. Cosa si intende per abuso? Beh,
ci possono essere vari casi, nel senso che per esempio una superiora ricorra a delle pressioni che appunto non sono legittime, che utilizzi per esempio non so, promesse di vantaggi, promesse di privilegi, oppure pressioni proprio utilizzando anche violenza che può essere verbale, al di là di quella fisica, che può essere morale, che può essere psicologica, che può essere spirituale. Ecco, tutto ciò che potrebbe, come dire, ledere anche la libertà di discernimento, diciamo, di una persona, no? Che viene invitata a coprire un certo incarico. Ecco, mi fermerei qui. Poi vuoi prendere quella dell'economa? Quella dell'economa. Allora, sull'economa, come sapete tutti l'abbiamo letto, è appena stato pubblicato da un anno questa ultima istruzione, economia al servizio del carisma nella Chiesa. E recentemente sono stati celebrati anche alcune giornate di formazione, proprio di analisi di questo documento. In base a quello che mi sento di poter asserire, anche secondo quello che ho compreso a distanza di un anno dalla promulgazione di questi orientamenti, è una doppia sottolineatura. La prima sottolineatura è ancora una volta questa parola della competenza. Oggi più che mai il ruolo di economa deve essere svolto da persone competenti. Questo chiede un investimento da parte dei nostri istituti. Ci sono alcuni ambiti nel quale noi dobbiamo scegliere di investire. Ne va della sopravvivenza dei nostri istituti. Penso all'ambito formativo, penso appunto anche all'ambito economico, all'ambito di autorità. Cioè sono ambiti nei quali gli istituti devono fare delle scelte di campo, devono intervenire drasticamente. Appunto significa che dobbiamo prendere una persona, farla studiare, farla preparare, sviluppare la sua sensibilità in ambito economico. Il documento non ha remora, non ha timore, non teme il prevedere delle figure di tecnici. Tuttavia è inequivocabile nel dire che le scelte in ambito economico, spettano a chi è chiamato a esercitare il servizio dell'autorità. Lo ripeto perché lo sento molto importante. Quindi, da una parte viene chiesto che la persona che viene deputata a svolgere il servizio dell'economa venga preparata, tecnicamente preparata. Appunto si chiede una competenza, primo. Secondo, si chiede anche l'intervento di tecnici esterni, tecnici, persone appunto non appartenenti, non membri del proprio istituto, che abbiano delle competenze specifiche, delle competenze proprie. Eppure, lo ripeto ancora una volta, le scelte economiche sono di competenza di chi svolge il servizio di autorità. Cioè chi svolge il servizio di autorità non può permettere agli economi e a eventuali tecnici
di prendere delle scelte. E come, da quello che io capisco, leggendo questi ultimi documenti e leggendo anche gli orientamenti a questi documenti, è come se queste persone divenissero sempre più come dei periti, dei tecnici che danno delle istruzioni, che danno delle competenze. Chiaramente l'economo darà una, farà una perizia che ha il valore aggiunto di essere lui un membro dell'istituto, di conoscere lui il carisma dell'istituto, di essere lui deputato a prendersi cura, a tutelare l'istituto. Ma la scelta spetta a chi svolge il servizio di autorità. Questo bene lo esprime il codice nella sua impostazione. Sappiamo tutti che la parte dedicata all'economia è un articolo del capitolo dedicato al governo. Quindi l'economia, la gestione, l'amministrazione dei beni è una forma di governo e lo dice in una maniera inequivocabile questo ultimo documento, questi ultimi orientamenti, dove si dice chiaramente l'importanza, la necessità di una conoscenza tecnica, eppure questa conoscenza tecnica non è delegata il momento decisionale, perché il momento decisionale in ambito economico spetta comunque a chi svolge un servizio di autorità. E una parola a livello locale. Beh, intanto il codice non vieta la possibilità per una superiora locale di far funzione anche di economa. Questo viene vietato solo per una superiora maggiore, quindi o una provinciale o una figura ad essa equiparata e naturalmente la superiora generale. Ecco, poi i limiti dell'autonomia sicuramente bisogna andare a leggere le proprie costituzioni per capire che cosa dicono, perché l'autonomia viene riconosciuta in quella sede. Dopo bisogna anche vedere le altre fonti del diritto proprio, tipo per esempio gli atti dei capitoli generali, che probabilmente stabiliscono anche dei limiti entro i quali ci si può muovere. E dopo c'è anche il canone 634, per esempio, che dà proprio dei criteri, tipo per esempio evitare ogni forma di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni. Questi sono valori appunto che pongono dei limiti all'autonomia, nel senso che comunque lo spirito dei beni, no? del possesso dei beni, non può dimenticarsi appunto che il valore supremo è proprio quello della condivisione. Ecco, sarebbe una massima ingiustizia avere delle comunità ricchissime e altre comunità che stentano a portare il cibo a tavola, insomma. Ecco, quindi anche questo è un limite appunto all'autonomia. Una domanda di più en français, pardon. Tatiana, tu as nommé le canon 629 avec l'obligation de résidence. Pourquoi tu l'as nommé et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans un monde où on ne réside plus beaucoup dans un endroit fixe? Sì, so che è un canone che crea parecchio disagio, molto disagio. E in ogni caso non si intende una, ripeto, una presenza fisica stabile, si intende una dimora stabilita e il criterio sostanzialmente è quello di poter rintracciare, diciamo,
questa superiora, di collocarla, però capiamo bene che questo codice è, come dire, ha delle parti già obsolete perché risale al 1983. Oggi evidentemente la possibilità di rintracciare una superiora maggiore anche in visita all'altro capo del mondo è molto più semplice perché basta WhatsApp, basta un'email e bene o male, insomma, moltissime zone del mondo sono coperte in questo senso, ecco. Quindi diciamo che deve avere una residenza, no? Deve avere un indirizzo dove si colloca, ecco, non può essere una apolide, ok? Ma questo, ripeto, non significa che debba rimanere in casa costantemente, perché tra l'altro sarebbe una contraddizione rispetto a quello che è il suo servizio, che prevede appunto le visite canoniche, prevede, no, l'essere presente nelle varie parti del mondo. Ecco, non so se è chiara questa distinzione. Però ecco, c'è un posto nel quale lei torna. Ecco, in questo senso qui. Grazie veramente a Suor Simone e a Suor Tiziana. Abbiamo ancora qualche minuto, se ci sono ancora delle domande o delle osservazioni. Approfitto per ricordare che avremo sicuramente altri incontri online, webinar, da giugno in poi, perché noi adesso siamo impegnate nella preparazione della plenaria della UISG, che ci sarà a Roma dal 6 al 10 maggio, e durante la quale ci saranno anche dei workshop riservati però alle superiori generali sul tema del diritto canonico. Quindi, come vedete, la UISG è impegnata in prima fila per la formazione e l'aggiornamento delle religiose su questo tema delicato. Vi chiediamo anche di mandarci eventualmente anche dei vostri temi che sentite che sono importanti per voi, e noi cercheremo di rispondere con degli incontri appropriati su questo tema. Abbiamo una domanda, mi sembra in francese, prendiamo anche questa qui, l'ultima. Un conseil peut-il voter légitimement à travers Skype conference? Questa, sì, questa è un'altra domanda frequentissima. Allora, partiamo dalla teoria. Ecco, secondo il diritto canonico, il voto è segreto. E il voto segreto è un diritto delle consigliere. Ok? Quindi va da sé che non si può usare Skype perché non può essere mantenuta la segretezza del voto. Questo è il principio. Poi, naturalmente, ci sono tante modalità attraverso le quali si può decidere, appunto, insieme, senza ledere il diritto al voto segreto delle consigliere, di procedere piuttosto con un discernimento che porti il Consiglio, come dire, ad una condivisione aperta, serena, libera, anche del proprio parere, quindi anche del proprio voto. In altre parole, se un consiglio decide di fare un discernimento via Skype, questo si può fare benissimo. Al momento del voto bisogna che la superiora maggiore verifichi
se è ok per le consigliere esprimere il proprio voto pubblicamente o se si preferisce il voto segreto. Se anche un solo membro dovesse richiedere il voto segreto, allora bisogna posporre la decisione. Più che fare questo. Bene, penso che possiamo andare a chiudere questo importante incontro. Io ringrazio ancora Suor Simona Paolini e Suor Tiziana Merletti per il loro contributo che continuano a dare alla WISG e a tutta la vita religiosa. Veramente grazie. E ricordo che nei prossimi giorni pubblicheremo i video registrati nelle 4 lingue che potete tranquillamente condividere con le vostre comunità. Sono tutti preziosi strumenti di formazione e aggiornamento e cercheremo anche di condividere nella lingua che ce l'hanno date, quindi in italiano, il materiale di oggi. Ma ecco, insomma, i video li avete in quattro lingue. Ringrazio anche tutte le partecipanti e i partecipanti, sono stati più di 100 e abbiamo avuto anche la presenza di qualche giornalista, quindi evidentemente è veramente un tema che interessa molto. Grazie ancora e buon proseguimento.